Oggi è domenica 30 maggio 2021. Nessun giorno, un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. Maggio 1911. Sul circuito automobilistico di Speedway, nello stato americano dell'Indiana, 110 anni fa si disputa la prima edizione della 500 miglia di Indianapolis. Il circuito è il più noto ovale al mondo, il tracciato più antico, ancora oggi attivo, e il secondo in assoluto dedicato alle gare motoristiche dopo quello di Brooklands in Inghilterra, inaugurato nel 1907 e in disuso dal 1939, oggi sede di un museo dell'aviazione e dell'automobilismo. L'Indianapolis Motor Speedway viene costruito nel 1909 su un fondo di ghiaia e catrame. All'inizio ospita gare di auto, moto e mongolfiere. L'anno successivo la pista viene risistemata realizzando un manto stradale composto da 3 milioni e 200 mila blocchetti di porfido. Si inizia a pensare a un grande evento e dopo aver esaminato varie formule si sceglie quella ancora oggi in uso. Una corsa di 500 miglia pari a 804,672 km, ovvero 200 giri dell'ovale. Insieme alla 24 ore di Le Mans e al Gran Premio di Monaco, inserito nel campionato del mondo di Formula 1, la 500 miglia di Indianapolis è la corsa automobilistica più famosa al mondo. Esiste anche un riconoscimento non ufficiale, ma meramente statistico e onorifico per chi vince in carriera tutte e tre le competizioni o in alternativa il campionato del mondo di Formula 1. Perché spesso 500 miglia e il Gran Premio di Monaco vengono disputate sulle sponde opposte dell'Atlantico nello stesso periodo ed è quindi impossibile partecipare ad entrambe. È la cosiddetta tripla corona. L'unico pilota nella storia a poter vantare questo primato è stato il britannico Graham Hill. Nel suo palmarès figurano 5 vittorie al Gran Premio di Monaco, 2 mondiali di Formula 1, la 500 miglia del 1966 e la 24 ore del 1972. Per completare la tripla corona manca la vittoria nella 500 miglia all'austriaco Jochen Rindt e allo spagnolo Fernando Alonso, mentre al colombiano Juan Pablo Montoya manca la 24 ore. La prima edizione della 500 miglia di Indianapolis di 110 anni fa viene vinta da Ray Horone al volante di una Marmon Wasp che oggi si trova esposta nel museo dell'autodromo. Vince anche grazie a un espediente per rendere l'auto più leggera. Mentre gli altri hanno a bordo un meccanico con l'incarico di dare indicazioni al pilota sui concorrenti alle sue spalle, Arrow non ne ha bisogno e corre da solo, perché sulla sua vettura monta per la prima volta nella storia un componente nuovo, lo specchietto retrovisore.